esce sempre questa illegalità diffusa e questa incapacità del nostro territorio di prendere in mano quello che è la vivibilità del territorio stesso. È partita la 25esima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival, la kermesse internazionale del cinema e della comunicazione sociale dedicata ai ragazzi. L'auditorium della scuola Socrate Mallarde sino a sabato 26 sarà il quartier generale delle proiezioni. Mi sembra ieri che abbiamo iniziato questo percorso di legalità e di riconoscenza di un territorio che non è un territorio solo di camorra e di mafia, ma un territorio dove si sviluppa al 100% la legalità. Però è un momento dove i ragazzi stanno lì e riflettono su tutto quello che vedono attraverso i cortometraggi, attraverso gli spot. 44 le scuole coinvolte, sia del territorio che di tutta Italia. L'Istituto Segre quest'anno per la prima volta capofila nell'organizzazione del festival. Sul territorio come istituto siamo molto attivi al riguardo, infatti nella scuola è una tematica fondamentale, trasversale, che comunque viene affrontata ogni giorno dai nostri professori e dagli alunni, quindi è un onore essere qui stamattina. Un'iniziativa che ha come scopo la rivalorizzazione del territorio attraverso la creatività e l'amore per i propri luoghi. Una settimana di lavoro, film, corti e soprattutto speranza. 25 anni di generazioni di ragazzi che sono cresciuti con il festival e che stiamo cercando di far crescere cittadini responsabili per il domani e per cercare con loro di costruire un mondo migliore. Una crescita che è fatta di tanti piccoli momenti in cui vengono accompagnati dai docenti, dai loro professori e che in qualche maniera li renderanno i cittadini del domani.